Allora, benvenuti a questo incontro molto affollato, vedo. Io sono Giovanni Ziccardi, sono professore di informatica giuridica all'Università degli Studi di Milano, in statale, alla Facoltà di Giurisprudenza. Mi occupo da 20 anni ormai di criminalità informatica e investigazioni digitali e da 4 anni a questa parte con Arianna, con Claudio Agosti, Arturo e altri abbiamo avuto l'idea di organizzare l'Hacker's Corner qui al Festival, quindi una decina di seminari dedicati alle tecniche di hacking collegate anche alla professione giornalistica. Quest'anno abbiamo voluto aggiungere un ulteriore percorso, che vedo che si è dimostrato una buona idea, che è un percorso prettamente legale, quindi 5 incontri, di cui questo è il primo, correlati a problemi giuridici connessi alle tecnologie che pensavamo fossero di vostro interesse. Il primo relatore di oggi, che è professore alla nostra università, è l'avvocato Matteo Giacomo Iori. Lui si occuperà di un riutilizzo dei contenuti, quindi un tema molto caldo. La faccio breve: nel programma trovate altri percorsi, altri incontri, altri 4. Uno sarà dopo pranzo sulla diffamazione in rete, uno sarà sulle espressioni d'odio, perché anche il tema delle espressioni d'odio lo abbiamo ritenuto molto importante. Poi ci sarà un mio seminario sabato sulla qualità nell'utilizzo delle tecnologie e nell'attività professionale, e concluderemo con il problema delle fonti anonime e del whistleblowing e quindi la protezione giuridica delle fonti, fatto da 2 avvocati di Cagliari, Gallus e Micozzi. Non so se seguirete tutti e 5 questi incontri, se ne seguirete soltanto qualcuno, però la nostra idea era quella di sviscerare con voi anche le questioni giuridiche prettamente collegate alla professione giornalistica. Vedevo che ho la tessera di pubblicista da 20 anni ormai, dal 1994, e quindi sono sempre stato attento, ho sempre scritto, stando attento anche alle questioni giuridiche prettamente correlate alla nostra professione. I temi trattati, vedrete, saranno molti. Io ho chiesto ai professori, sono tutti avvocati che si occupano di nuove tecnologie a Milano essenzialmente, quindi anche nella loro attività professionale vedono casi e vedono questioni. Ho chiesto loro di essere da un lato molto semplici nell'approccio, perché sappiamo che il diritto non è di tutti molto spesso, quindi alcuni concetti che a noi possono sembrare banali possono essere complicati, ma di approfondire anche la casistica reale. Sono tutti relatori abituati a aule con studenti universitari, quindi non fatevi problemi a fare domande, domandare chiarimenti anche su questioni che vi possono essere di interesse, pur nei limiti del tempo che abbiamo. È il secondo anno che facciamo questo percorso legale, anche l'anno scorso, soprattutto gli incontri sulla diffamazione, sul riutilizzo dei contenuti e il trolling, le espressioni d'odio, hanno avuto un grandissimo successo, un grandissimo riscontro. Quindi diciamo che avete l'occasione di avere una consulenza legale per una volta gratuita e privata all'interno del festival, se avete qualche dubbio su questi che noi pensiamo siano i 5 temi oggi più attuali per la vostra professione. E vi auguro un buon lavoro e lascio subito la parola all'avvocato Matteo Giacomo Iori. Grazie Giovanni. Ok, buongiorno, benvenuti. Iniziamo subito perché non abbiamo tantissimo tempo. Parliamo di contenuti digitali, di riutilizzo dei contenuti digitali oggi, e vorrei confrontarmi con voi essenzialmente su 3 punti. Dunque, contenuti. Più del 50% dei contenuti che noi abitualmente utilizziamo, con i quali abitualmente ci confrontiamo online, sono contenuti, diciamo, non di prima mano, di seconda mano, terza mano, nel senso che i contenuti che noi abitualmente leggiamo non sono pubblicati direttamente dalla fonte alla quale noi stiamo accedendo in quel momento. Nella maggior parte dei casi, più del 50% delle volte, dicevamo, questi contenuti in realtà sono stati ridistribuiti da un secondo soggetto, da un terzo, da un quarto, da un quinto soggetto. Allo stesso modo, quando noi pubblichiamo qualche contenuto online, dobbiamo essere consapevoli della circostanza che con ottime probabilità qualcun altro ridiffonderà e ridistribuirà il nostro contenuto. Questo tipo di situazione tipicamente collegata con la distribuzione dei contenuti online deriva essenzialmente dalla natura stessa dei contenuti, cioè dalla natura digitale dei contenuti. Il passaggio dall'utilizzo di contenuti prevalentemente analogici a contenuti essenzialmente digitali comporta in primo luogo la smaterializzazione dei contenuti, perché
e quindi contenuti che sono privi di un supporto fisico e che quindi vengono veicolati online come dati, come informazioni immateriali, sono contenuti che per loro natura sono estremamente semplici da modificare e sono estremamente semplici da diffondere. Questi due aspetti, la semplicità attraverso la quale è possibile rielaborare e modificare un contenuto e la semplicità e gli strumenti di cui oggi disponiamo per poterli diffondere verso un numero indeterminato di utenti, pensate alla potenza degli strumenti dei quali ognuno di noi oggi può liberamente disporre. Un social network oggi ci consente di diffondere una notizia in tempo reale potenzialmente a un numero indeterminato di persone. Pongono però un problema molto delicato, e cioè lo squilibrio che c'è tra ciò che lo strumento tecnico ci consente di fare e ciò che invece la legge ci consente di fare. Alcune operazioni sono molto semplici, noi le avvertiamo come legittime, probabilmente per la semplicità attraverso le quali possono essere compiute, e anche in ragione dell'abitudine. Molto spesso mi sento dire e sento delle osservazioni del tipo: ma se YouTube mi consente di caricare quel video vuol dire che si può, se qualcuno ha caricato quel video su quel sito vuol dire che lo posso vedere, se quel determinato portale di immagini non ha una protezione sull'immagine, nel senso che se io clicco con il tasto destro su quell'immagine e faccio salva con nome mi consente di scaricare l'immagine, allora vuol dire che quella è un'immagine che io posso riutilizzare, perché in quell'altro sito invece se cerco di scaricare l'immagine mi compare un banner che mi dice che non posso farlo. Dobbiamo sempre tenere distinta questo aspetto, cioè non sempre, e direi anzi nella maggior parte dei casi, ciò che è tecnicamente possibile fare corrisponde con ciò che è legittimo e legalmente, giuridicamente possibile fare. Il secondo aspetto di cui vorrei parlarvi riguarda proprio il riuso dei contenuti. Okay? Il riuso dei contenuti può avvenire essenzialmente attraverso diverse modalità e attraverso diverse tipologie di contenuti. Probabilmente il caso più noto, più frequente, più ricorrente, sul quale si pongono più interrogativi, riguarda il riutilizzo di contenuti altrui. Ok? Anche qui è importante fare una distinzione, e cioè la distinzione tra il riutilizzo propriamente di contenuti altrui e il riutilizzo di un contenuto esattamente com'è. Giuridicamente noi possiamo parlare di un riuso di un contenuto altrui soltanto nella misura in cui è dentro i limiti nei quali io non riutilizzo il contenuto di qualcun altro per realizzare un'opera derivata, ma io riutilizzo il contenuto di qualcun altro esattamente com'è. Trovo una foto su un sito, la scarico e la ripubblico sul mio profilo di social network. Trovo un brano musicale su un sito e lo ripubblico sul mio blog. Trovo un articolo pubblicato su una determinata testata online e lo ridistribuisco sulla mia piattaforma. Una cosa diversa invece è quando io utilizzo un contenuto che originariamente è stato prodotto da qualcun altro, ma nel mio riutilizzo del contenuto apporto qualcosa, edito questo contenuto in qualche modo. L'editing del contenuto può essere semplicemente un'operazione finalizzata, per esempio, alla riduzione del contenuto, e cioè trovo un filmato di 2 minuti e io ne ripubblico soltanto 30 secondi, trovo un articolo su un determinato sito e io pubblico un tweet con soltanto il titolo magari dell'articolo,
oppure faccio un riassunto dell'articolo, fino ad arrivare a operazioni un pochino più complesse, cioè non soltanto di sintesi del contenuto, ma operazioni che presuppongono proprio la realizzazione di un'opera derivata. E per esempio, io da una fotografia scontorno una determinata immagine rispetto allo sfondo, oppure scelgo un dettaglio di quell'immagine e utilizzo soltanto un ingrandimento di quel dettaglio, fino ad arrivare poi a un'ipotesi ancora probabilmente leggermente più complessa di riutilizzo di contenuti altrui, che è quello del mashup di contenuti, cioè della commistione di più contenuti per formarne un altro. Probabilmente l'esempio più immediato di contenuto, di mashup di contenuti, noi lo possiamo rinvenire, non so, nella pop art, ok? Dove abbiamo diversi contenuti di diverse tipologie presi e mischiati insieme. Però questo può avvenire in tantissime altre circostanze. Io realizzo un breve video su YouTube in cui c'è un brano musicale preso da una determinata fonte, un footage di immagini prese da qualche altra parte o un video preso da qualche altra parte. Queste tre operazioni, e cioè il ritaglio, diciamo, la sintesi di un contenuto, la realizzazione di un'opera derivata e il mashup di un contenuto, in realtà sono sì utilizzo di un'opera altrui, ma che sotto il profilo giuridico implica delle autorizzazioni, dei diritti diversi rispetto all'utilizzo di un contenuto altrui così come l'ho trovato. Okay? Una terza ipotesi, probabilmente di minor immediato impatto, ma ugualmente importante, riguarda le ipotesi nelle quali io addirittura devo pormi dei problemi di natura giuridica nel momento in cui decido di riutilizzare un contenuto che è di mia stessa paternità. Questo può sembrare un po' paradossale, e cioè che io debba fare un'analisi attenta circa il diritto o meno che ho di poter utilizzare un contenuto in relazione al quale io stesso sono l'autore, perché credo che la considerazione che chiunque farebbe è: va bene, mi sta bene dover chiedere l'autorizzazione per l'utilizzo di un contenuto altrui, ma se la foto l'ho scattata io, è evidente che io la posso riutilizzare in tutti i contesti che voglio e farne quello che voglio. Questo non è sempre vero per due ordini di ragioni, e cioè perché io posso essenzialmente aver trasferito i diritti patrimoniali o i diritti di sfruttamento dell'opera a un soggetto terzo, e questo può avvenire in due modi. Può avvenire in maniera estremamente consapevole, per esempio se io ho stipulato un contratto di edizione con una casa editrice, allora è chiaramente io posso aver trasferito il diritto di utilizzare quel contenuto per le stampe, e quindi io potrei poi trovarmi in una situazione di difficoltà se, per esempio, in un secondo momento decidessi di ridistribuire online gratuitamente quel racconto, quell'articolo che ho scritto. Perché è vero che io ne sono l'autore, è vero che io conservo i diritti morali d'autore su quel contenuto, cioè i diritti che io non trasferisco, cioè il diritto alla paternità dell'opera, per esempio, ma i diritti di sfruttamento economico di quell'opera non mi appartengono più, potrebbero non appartenermi più. E quindi io potrei, anche qui sembra un paradosso, ma giuridicamente proprio di questo si tratta, violare il mio diritto d'autore, che in quel momento non è più mio però, violo il diritto d'autore del soggetto al quale ho trasferito i diritti di sfruttamento economico di quel prodotto. Insieme a questa ipotesi, che però è più gestibile perché discende da un'operazione consapevole, io so di aver stipulato un contratto di edizione con qualcuno, io so che quel determinato giornale mi ha commissionato quel reportage fotografico, quindi io so che probabilmente non ho più la piena disponibilità dei diritti di sfruttamento di quel prodotto. Ma questa situazione può verificarsi anche in casi un pochino più ambigui, e cioè tutte le volte, per esempio, nelle quali io uploado o carico il mio contenuto, pubblico il mio contenuto su una piattaforma online. Quando io pubblico il mio contenuto su YouTube, io pubblico un tweet su Twitter, io uploado un'immagine su Facebook, o qualunque altra piattaforma, adesso queste che ho citato sono probabilmente tra le più note, io devo avere ben presente le condizioni di utilizzo del servizio che ho sottoscritto nel momento in cui mi sono iscritto ad utilizzare quella piattaforma.
e mi riferisco a quel file di testo Times New Roman 4 che nessuno legge, flag, accetto, 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 quello è un contratto giuridicamente vincolante. Voi sapete che per la stipula di un contratto valido a tutti gli effetti la maggior parte dei casi non sono necessarie delle formalità particolari, tipo ogni tanto sento dire no, ma io non ho sottoscritto nessun contratto, non mi è arrivato a casa nessuna copia cartacea del contratto, non ho apposto la firma da nessuna parte. Ma in realtà nel nostro ordinamento giuridico i contratti che richiedono per la loro validità una sottoscrizione autografa e una forma scritta con un certo tipo di formalità sono pochissimi, la compravendita di mobili, per esempio. E quindi un contratto attraverso il quale si trasferiscono dei diritti d'autore, dei diritti patrimoniali d'autore, è certamente valido anche se stipulato con queste forme che noi possiamo considerare semplificate, cioè appunto cliccare accetto su un bottone virtuale, se così possiamo chiamarlo, o fleggando con il mouse l'accettazione di determinate condizioni di utilizzo del servizio. Questo determina la circostanza che in alcuni casi io potrei aver trasferito i diritti di sfruttamento economico di quell'opera a un soggetto terzo, con un livello di consapevolezza un po' inferiore rispetto all'ipotesi che abbiamo fatto prima, e cioè del giornalista o dell'autore che viene contattato e gli viene fatto sottoscrivere un contratto da parte di una casa editrice. Oggi tendenzialmente queste piattaforme di social networking, nelle loro condizioni di utilizzo, nelle loro clausole contrattuali, non prevedono il trasferimento di un diritto di esclusiva. Faccio riferimento a tutte le piattaforme che ho citato prima perché conosco bene i contratti di licenza. C'è il trasferimento di un diritto di riutilizzo del contenuto? Sì. Quindi nel 99% dei casi, mi riferisco a YouTube, a Twitter, a Facebook, voi non potrete obiettare il fatto che questa piattaforma poi ridiffonda il contenuto, anche perché, come dire, è insito nel servizio, non potrebbero erogare il servizio se voi non trasferiste questo diritto di poter ridistribuire il contenuto. Però, ripeto, queste piattaforme ad oggi non prevedono delle clausole di trasferimento in via esclusiva del diritto, quindi voi ne rimanete comunque anche voi titolari, ma non possiamo escludere che in un secondo momento ci possano essere delle mutazioni, dei cambiamenti nelle condizioni di utilizzo del servizio, mutazioni che anche quelle sarebbero accettate con un flag del mouse, spesso un po', come dire, alla leggera, e non possiamo escludere che altri servizi, che io non conosco o meno noti non contengano già oggi delle clausole di esclusiva, cioè delle clausole attraverso le quali voi cedete a titolo definitivo i diritti di sfruttamento economico. Tenete conto che quando parliamo di diritti di sfruttamento economico, giuridicamente non intendiamo soltanto il diritto di poter poi avere un rientro, come dire, commerciale. I diritti di sfruttamento economico in ambito autoriale sono tutti i diritti di poter utilizzare un contenuto, okay? Quindi anche a titolo gratuito. Il diritto di distribuzione, di ripubblicazione è un diritto di sfruttamento economico del contenuto. Arrivando a parlare quindi delle implicazioni giuridiche, che sono poi il tema vero di questo incontro, ovviamente il grosso tema di cui discutiamo è il tema del copyright o del diritto d'autore. Diritto d'autore che oggi non deve più essere inteso come il diritto, semplicemente il diritto di copia, ma deve essere inteso come quel fascio di diritti, quell'insieme di diritti di sfruttamento di un'opera, cioè quelli che noi abitualmente con questo termine un po' così chiamiamo i diritti di proprietà intellettuale. Il primo tema fondamentale è quello che riguarda l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti di sfruttamento economico su un'opera. Noi abbiamo un sistema giuridico, parlo del sistema giuridico italiano, ma possiamo estendere questo concetto a praticamente quasi tutti i sistemi giuridici dell'Europa continentale, e possiamo includervi anche i sistemi di common law più noti, e cioè il sistema giuridico anglosassone e il sistema giuridico del Nord America. Abbiamo un sistema, scusate,
paradossalmente gli Stati Uniti sono arrivati dopo rispetto all'Europa continentale a questo approccio, ma oggi abbiamo un sistema nel quale la creazione di un'opera determina l'acquisizione automatica in capo all'autore di quell'opera di tutti i diritti patrimoniali, di tutti i diritti di sfruttamento di quell'opera. Questa è una differenza che c'è nel sistema autoriale rispetto, per esempio, al sistema della proprietà industriale dei brevetti o dei marchi. Voi sapete che quando voi volete registrare un marchio non è sufficiente disegnarlo su un foglio e avere una buona idea. Voi dovete, come dire, espletare una procedura amministrativa, andare all'ufficio marchi e brevetti, fare una domanda di deposito di marchio e registrare il marchio. Stessa cosa un brevetto. Non basta aver realizzato un'invenzione, ma bisogna poi ottenere la concessione del brevetto. Il diritto d'autore non funziona in questo modo, e cioè funziona in una maniera completamente automatizzata. Nel momento in cui io, finito questo intervento, dovessi accomodarmi su una di quelle poltrone che c'è nella sala di fianco e scrivere un articolo, o piuttosto scattare una fotografia, in quel preciso istante io divento autore di quel contenuto e la legge mi riconosce automaticamente, senza che sia necessario espletare alcuna formalità, una tutela piena su quel contenuto. I profili sostanziali del diritto d'autore si acquisiscono in maniera automatica. Determinati tipi di operazioni che sono comunque possibili, la registrazione di un'opera presso la SIAE o altri, sono adempimenti che hanno un'efficacia soltanto probatoria, formale, finalizzata a dare una data certa al momento in cui io ho realizzato quel contenuto. Questo perché è importante? Perché ogni qualvolta c'è una contestazione in materia di diritto d'autore, ciò che bisogna sempre stabilire è chi ha copiato chi, e dato che non c'è altro criterio per poter risolvere questo problema, c'è una presunzione che l'autore originale è quello che per primo ha realizzato un'opera. Quindi io mi trovo nella condizione di dover dimostrare di aver realizzato quell'opera in un determinato momento. E quindi sotto questo profilo, se io mi limito ad andare nella stanza di fianco a scrivere un articolo, posso avere delle difficoltà a provare che io oggi, che è il 2 maggio, ho realizzato quell'articolo quando qualcuno me lo contesta. Okay? Dovrei provarlo per testi, è una cosa molto complicata. Allora è chiaro che se io pubblico per esempio quell'articolo ho una data certa, ma questo tipo di riscontro probatorio lo posso ottenere anche in altro modo, applicando una firma digitale a quel contenuto, una marca temporale. Diciamo che questi sono profili probatori. Sotto il profilo sostanziale del diritto d'autore, io divengo autore nel momento in cui lo realizzo, non ho bisogno di nient'altro. Questo tipo di impostazione giuridica è estremamente efficace per tutelare gli autori, perché è chiaro che l'autore sotto questo profilo ha una grossa tutela, gli basta realizzare l'opera che la legge lo tutela, gli riconosce tutti i diritti patrimoniali di sfruttamento di quell'opera. Pone però anche un problema nel riuso del contenuto, perché? Perché praticamente tutto il contenuto che io trovo online è di qualcuno, cioè non, è molto difficile, è quasi impossibile. Come faccio a trovare un contenuto online che non è stato realizzato da nessuno, che quindi nessuno è l'autore di quel contenuto? Non posso pormi il problema, ma quell'autore l'ha registrato, perché non è necessario. Allo stesso modo, anticipando probabilmente qualche domanda che di solito viene fatta, non è necessario nessuna tipo di dicitura. Quando qualcuno trova un contenuto online e dice «Ah, ma io sotto non ho letto tutti i diritti riservati, copyright, il nome dell'autore». Tutti questi aspetti che possono avere un loro significato, una loro importanza, perché può esserci l'indicazione dell'autore per poterlo contattare, quindi per poter eventualmente discutere dell'utilizzo di quell'opera, ma esulano dal discorso che sta alla base, e cioè che sotto il profilo sostanziale quella fotografia è di qualcuno, qualcuno è l'autore. Non giustifica neanche il fatto non ho potuto trovare l'indicazione dell'autore, quindi anche volendo non avrei potuto contattarlo e quindi non l'ho e quindi l'ho utilizzata senza contattarlo. Se qualcuno di voi dovesse pormi questa domanda e dovesse rispondere da legale, gli dovrei dire: se non trovate l'autore, non sapete come contattarlo, non utilizzatelo. Ok? Perché c'è qualcuno che detiene i diritti d'autore, i diritti di sfruttamento di quel contenuto. Com'è possibile quindi ottenere l'autorizzazione per poter riutilizzare un contenuto? O attraverso una licenza standard,
Cioè, è l'ipotesi nella quale il contenuto già viene distribuito con una licenza che spiega in maniera, ci si augura semplice, ma non, spesso non è così, in che modo può essere riutilizzato quel contenuto. Probabilmente qualcuno di voi conosce, sa cosa sono, ha sentito parlare delle licenze Creative Commons. Queste sono licenze che, tra i vantaggi, gli svantaggi, tutti gli aspetti di cui potremmo discutere per ore, sicuramente hanno il dono dell'immediatezza, della semplificazione. Hanno un'indicazione molto semplice, anche graficamente, intuitiva, attraverso la quale io trovo quel contenuto pubblicato su quel portale, su quel sito, su quel social network, so già cosa posso farne. Lo posso utilizzare solo per fini non commerciali, lo posso utilizzare, ma devo citare l'autore con l'attribuzione di paternità. Quindi un'ipotesi è questa, cioè io trovo già un contenuto che viene veicolato con un'indicazione relativa alle modalità attraverso le quali posso o non posso riutilizzarlo. Quando questo non avviene, e questo diciamo non avviene sempre, cosa devo fare? Devo chiedere un permesso di utilizzo. Devo chiedere un permesso di utilizzo dell'opera, di riutilizzo dell'opera. E qui abbiamo due problemi fondamentali. Il primo problema è a chi devo chiederlo. Ok? Direi che la risposta immediata è lo devo chiedere all'autore e questo probabilmente è una buona indicazione nella maggior parte dei casi. Ma se torniamo a riconsiderare quanto abbiamo detto poc'anzi circa il fatto che quando io carico un contenuto potrebbe essere che io ho trasferito anche inconsciamente i diritti a qualcun altro, allora ecco che può succedere che qualche volta il destinatario della mia richiesta non debba più essere l'autore originale dell'opera, perché se i diritti di sfruttamento economico sono stati trasferiti perché quel contenuto è già stato distribuito su Facebook, ripeto, Facebook non è una piattaforma che ad oggi ha delle condizioni di utilizzo in base alle quali ottiene un'esclusiva dei diritti di sfruttamento economico, quindi in quel caso potrei continuare a chiederlo tranquillamente all'autore. Però certamente devo fare questo ragionamento. Dove ho trovato il contenuto? L'ho trovato sul sito internet, sulla pagina personale dell'autore? O quella fotografia l'ho trovata su Flickr? Quel contenuto l'ho trovato su YouTube? L'ho trovato su Pinterest? L'ho trovato su Instagram? Perché in quel caso io farei bene a studiare anche le condizioni di utilizzo di quel servizio, per verificare che eventualmente i diritti di sfruttamento di quel contenuto siano adesso di titolarità della piattaforma e non più dell'autore. La seconda domanda che mi devo porre è che cosa devo chiedere? Perché i diritti patrimoniali d'autore sono molti. Non è possibile, molto spesso si vedono delle richieste di utilizzo di contenuti che sono estremamente generiche. Ho trovato questa fotografia che hai scattato tu, la posso utilizzare? Questo tipo di richiesta è legittima, ci mancherebbe altro, ma il problema è che la risposta che mi viene data non mi tutela fino in fondo in relazione agli utilizzi che posso fare. Perché noi dobbiamo muovere sempre dal concetto che tutti i diritti d'autore sono dell'autore del contenuto. Se io gli chiedo posso riutilizzare la foto e questo mi dice semplicemente sì, non è chiaro esattamente quali diritti di utilizzo mi siano stati trasferiti. E quindi io, che riutilizzo quel contenuto, in un secondo momento sono soggetto a contestazioni. Quali contestazioni? Per esempio, quanto abbiamo detto poco fa, nel caso del riutilizzo di contenuti altrui, l'autore mi potrebbe dire: sì, certo, io ti ho detto che tu potevi riutilizzare la foto, ma non ti ho detto che potevi virarla da colore a bianco e nero o che potevi ritagliarne una parte. I diritti di sfruttamento economico, i diritti d'autore sulle opere sono tantissimi e la presunzione legale è che vengono trasferiti soltanto i diritti che vengono specificamente indicati. E quindi se io voglio avere maggiori garanzie, spetta a me, nel momento in cui chiedo
l'autorizzazione a utilizzare quel contenuto, ad essere preciso, a dire guarda che vorrei utilizzare questa foto in questo contesto e vorrei ritagliarne soltanto una parte, posso farlo? Soltanto in questo modo io non mi espongo alla successiva contestazione. Pensate anche per esempio al trasferimento, prima abbiamo parlato dei contratti di edizione, tutto il contenzioso che c'è stato negli ultimi anni in relazione al fatto che qualcuno avesse acquisito il diritto di pubblicazione di un'opera ma non anche il diritto della pubblicazione a mezzo ebook o a distribuzione in formato digitale dell'opera. Si sono dovuti rinegoziare tantissimi contratti di edizione perché poi l'autore diceva no, guarda che però io ho il diritto di fare l'ebook e di distribuirlo su nei marketplace, non te l'ho mai trasferito, tanto è vero che io adesso ho accordi per esempio per distribuirlo autonomamente. L'altra modalità attraverso la quale io posso acquisire il diritto di riuso di un contenuto invece è quella connessa al fair use, come viene abitualmente definito nei sistemi giuridici di matrice anglosassone. Noi nella legge sul diritto d'autore parliamo di eccezioni e limitazioni ai diritti degli autori, cioè casi nei quali io posso riutilizzare un contenuto bypassando la regola base. La regola base è devo sempre chiedere l'autorizzazione. Ci sono dei casi nei quali questa autorizzazione non è più necessaria. Abbiamo ad esempio l'articolo 65 della legge sul diritto d'autore, che è quello relativo agli articoli, gli articoli di attualità. L'articolo 65 della legge sul diritto d'autore prevede che in alcuni casi specifici un articolo di attualità possa essere riusato senza l'autorizzazione, noi qui per semplificare diciamo senza l'autorizzazione dell'autore, ma dovremmo dire senza l'autorizzazione del soggetto che in quel momento detiene i diritti di sfruttamento economico del contenuto. Okay? Quali sono questi casi e quali sono le condizioni attraverso le quali io posso riutilizzare questo contenuto senza l'autorizzazione dell'autore? Sono, innanzitutto si parla di articoli di attualità e quindi non i contenuti letterali in senso assoluto, un romanzo, un racconto evidentemente esula da questo tipo di definizione. Poi si parla di articoli di attualità, un articolo del mese scorso non è più un articolo di attualità, in ragione della tipologia della notizia anche un articolo dell'altro ieri potrebbe non essere più di attualità. Quindi bisogna sempre valutare, e qui è bene precisare che ovviamente nel momento in cui la regola base è quella del permesso e siete voi che vi state giovando di un'eccezione, spetta a voi stare molto attenti alla verifica di queste circostanze. Articolo di attualità, riproduzione integrale dell'articolo, il vostro riuso deve essere dettato da una finalità informativa, quindi un interesse pubblico alla distribuzione della notizia. E ovviamente un altro requisito richiesto per poter sfruttare questa eccezione è quello della citazione della fonte. Quindi ribattere, ridistribuire, ridiffondere un contenuto, che è un articolo di attualità, con citazione della fonte, senza alterazioni del contenuto e dettato da una finalità informativa, cioè quindi la notizia che io ridistribuisco e ridiffondo deve avere un qualche interesse pubblico, mi spiego? Il caso tipico sono poi i casi più evidenti, sono quelli per esempio delle notizie che hanno un interesse di pubblica sicurezza. Okay? In questi casi l'articolo 65 mi consente di bypassare l'autorizzazione dell'autore. C'è un'eccezione dell'eccezione, che sennò noi giuristi non ci divertiamo abbastanza. L'eccezione dell'eccezione sono gli articoli che hanno la dicitura riproduzione riservata. Questa è una norma prevista proprio ai sensi di legge, non vi dico quello che penso al riguardo, ma non è importante, ma nel momento in cui il titolare dei diritti patrimoniali di sfruttamento di quell'opera usa la dicitura riproduzione riservata, l'eccezione dell'articolo 65 non è più impiegabile. Un'altra ipotesi particolare è quella invece prevista dall'articolo 70, vi prometto che sono gli unici due articoli di legge che citerò perché
vorrei evitare fenomeni di svenimenti spontanei. Un'altra ipotesi è quella dell'articolo 70, che prevede una categoria un pochino più ampia, e cioè non gli articoli di utilità, ma si parla di opere. E all'interno di opere, per come vengono inteso questo termine nella legge sul diritto d'autore, si può far rientrare qualunque cosa. Una fotografia, un brano musicale, un video, un reportage di qualunque tipo, è un'opera, ok? In questo caso l'utilizzo però ovviamente è ancora più circoscritto. Gli unici casi nei quali si può utilizzare un'opera altrui senza autorizzazione sono quelli finalizzati all'utilizzo di quel contenuto per finalità di critica, di insegnamento o di ricerca. Di insegnamento o di ricerca credo che non meritino particolari spiegazioni. La finalità di critica è un pochino più delicata, perché qualcuno cerca di utilizzare questo escamotage in situazioni che in realtà non rientrerebbero a pieno titolo nell'utilizzo per finalità di critica. Se io ho un blog che fa critica cinematografica, io posso eventualmente postare lo spezzone di 30 secondi della scena di un film, di Platoon, e poi una scena di 30 secondi di Full Metal Jacket per eventualmente argomentare a seguito delle mie considerazioni su come quella determinata scena è stata girata da quell'autore piuttosto che da quell'altro. Questa è una finalità di critica che non richiede autorizzazione. Se io però, ad esempio, nel mio blog tutte le settimane pubblico i trailer cinematografici dei film che sono usciti e dico, sì certo, io pubblico tutti i trailer perché poi dopo sotto faccio una mia review del film, questa non è più finalità di critica, perché questo è un utilizzo concorrenziale che si pone in contrasto con chi, Coming Soon Television per esempio, paga i diritti d'autore per la mandata in onda online e in televisione dei trailer cinematografici. Quindi la finalità di critica deve essere valutata con grande attenzione. Un altro tema importante, l'altro tema principale probabilmente che riguarda il diritto d'autore e il riuso dei contenuti è quello dell'attribuzione, l'attribuzione e il riconoscimento di paternità, la citazione dell'autore dell'opera. Ieri ero a un panel molto interessante con dei colleghi inglesi in cui si parlava di user generated content. E uno, hanno fatto una ricerca veramente molto approfondita su come i contenuti generati dagli utenti venissero oggi rimpiegati dai mezzi di stampa online e attraverso invece la distribuzione, se così vogliamo chiamare, più tradizionale, cioè cartacea, televisione. E un dato che mi ha lasciato assolutamente esterrefatto riguarda la percentuale media relativa ai casi in cui veniva effettivamente poi attribuita la paternità del contenuto, veniva fatta una corretta attribuzione di chi fosse stato l'autore di quel contenuto. La cosa ancora più curiosa era che con una percentuale altissima di riscontri veniva chiesto effettivamente il permesso di poter utilizzare il contenuto. Parliamo di testate, di network importantissime, CNN International, il Guardian, BBC. Questi network non prendono un contenuto che trovano online senza chiedere autorizzazione e lo ridistribuiscono. Fanno anche verifiche estremamente approfondite per verificare l'accuratezza della fonte, verificare l'attendibilità e chiedono sempre il permesso. Chiedono il permesso ma poi non fanno l'attribuzione, o meglio la fanno soltanto nel 16% dei casi, il che mi spaventa di più, cioè che nell'84% dei casi non venga fatto. Peraltro nella stessa misura in cui io adesso sto citando questi dati senza citare la fonte, anzi quindi rimedio subito, lo faccio. L'attribuzione oggi è fondamentale. In tutti i casi, anche delle eccezioni alla legge sul diritto d'autore di cui abbiamo parlato prima, avete visto che comunque è necessario sempre citare la fonte. L'ultimo tema di cui vi voglio parlare, ci resta
pochi minuti, poi preferisco lasciare a voi eventualmente la possibilità di fare qualche domanda, è quello dei magazine personali, cioè una tendenza, se così vogliamo dire, che sta emergendo con grossa forza negli ultimi anni. Mi viene in mente Flipboard, non so se qualcuno di voi conosce questa piattaforma, ma ce ne sono tante altre, Paperly, Storyfy, ce ne sono diverse. Cioè piattaforme attraverso le quali chiunque di voi può assumere il ruolo di editor, se vogliamo, e cioè collazionare contenuti altrui per realizzare una sorta di giornale personale. L'aspetto interessante di questo fenomeno è questo. Ovviamente resta valida l'applicazione di tutte le norme di cui abbiamo parlato prima, cioè relative alla possibilità di fare questo collage di contenuti altrui. Ma in più c'è un altro aspetto, cioè questo tipo di opere, che noi invece giuridicamente potremmo parlare di curatele o più precisamente ancora di opere collettive, hanno una caratteristica sotto il profilo giuridico per l'appunto speciale, e cioè che nella misura in cui io effettivamente poi ho ottenuto il diritto di poter fare questo collage, questa curatela di opere altrui, non solo l'opera che io realizzo è perfettamente legale e legittima, ma io posso addirittura rivendicare io stesso un diritto d'autore su quest'opera. Non ovviamente un diritto sui singoli contenuti che la compongono, perché io non ho scritto tutti gli articoli che compongono il mio magazine personale, ma io posso rivendicare un diritto come, curatore di quell'opera, cioè il diritto d'autore che discende dal fatto di aver selezionato specificamente quei contenuti e di averli messi insieme sulla base di un mio punto di vista. Mi spiego? Quindi queste opere collettive, per l'appunto, questa è la loro corretta definizione giuridica, sono assolutamente legittime, pur sempre passando attraverso l'autorizzazione e l'utilizzo dei contenuti, e attribuiscono poi all'autore dell'opera collettiva anche un diritto d'autore specifico e proprio su quell'opera. Mi fermo qui e lascio volentieri la parola a voi per qualche domanda. Buongiorno, io volevo fare una domanda che non è specifica su contenuti giornalistici, ma volevo capire dal punto di vista legale se era possibile. Per esempio, c'è stato l'esame delle abilitazioni pubblicate dal MIUR per diventare associati. In molti casi, in campo dell'architettura, in questo caso sono stati ripresi dei giudizi come se fosse il foglio appeso all'università del abilitato o non abilitato, ripubblicati in dei blog nel quale tutti potevano commentare il giudizio dato dagli esaminatori, no? Io mi chiedevo se da un punto di vista legale se non è stato chiesto il permesso a chi in realtà ha fatto quell'esame, ha ricevuto quel giudizio, possa esserci un problema di legalità su questo, perché non so se legale prendere un foglio attaccato all'università, portarlo al mercato e farlo commentare a chiunque. Cioè, questo era un po' il paragone con la vita reale. Il giudizio è pubblico, quindi può essere ridistribuito in qualunque modo, non c'è nessun tipo di problema sotto questo, anche perché quando lei si è iscritta a quella procedura le è stato comunicato che i giudizi sarebbero stati pubblicati ovviamente attraverso il sito del MIUR, ma comunque in una forma pubblica e non... l'accesso al giudizio non presupponeva, se così vogliamo dire, il login con le sue credenziali, ma chiunque poteva vedere quel giudizio. Quindi anche la ridistribuzione di quel contenuto, che è pubblico esattamente nella misura in cui lei diceva, come il foglio quando escono gli esiti degli esami delle superiori, per esempio. Una cosa diversa invece, un passo ulteriore in relazione a quello che lei mi ha detto, sono gli eventuali profili diffamatori che qualcuno potrebbe subire per i commenti che qualcun altro fa, perché una cosa è dire ridistribuire il giudizio pubblico, un'altra cosa è dire poi in quel blog c'è il commento di quello che mi dice, ah, allora sei un ignorante impreparato, perché tanto è vero che quello ti ha detto che, ecco,
questo è un altro discorso però. Senta, io volevo fare una domanda di cui forse conosco la risposta, ma visto che c'è consulenza legale gratis. Nella città dove lavoro è stata creata un'applicazione, un'app che aggrega 4 siti online di informazione. Mi risulta che non sia stato chiesto il permesso di ripubblicare i contenuti e l'app funziona sostanzialmente riproducendo i contenuti integralmente e c'è questa particolarità che non rimanda ai siti, cioè non, se io clicco su un articolo non mi rimanda al sito dove è uscito questo articolo. Ecco, questo secondo lei è reale? Non va bene. Salve, buongiorno. Io volevo chiedere, lavorando in una redazione online, può capitare che una foto pubblicata da un utente su Facebook può essere di nostro interesse? E per quello che lei ha detto, i diritti sono non esattamente di Facebook, restano in capo all'autore, però ecco, io per evitare contestazioni, quale sarebbe la procedura corretta da seguire in un caso come questo? Deve chiedere all'utente il diritto di riutilizzare il contenuto. Facebook può contestare qualcosa? No. Chiedere all'utente il diritto di riutilizzare il contenuto specificando nella maniera migliore possibile che utilizzo ne fa, perché è chiaro che l'utente deve anche sapere se quel contenuto viene ridistribuito sulla sua bacheca Facebook o se lei lo pubblica sulla terza pagina di Repubblica, adesso dico a caso, sì, quindi è chiaro che l'utente deve sapere la destinazione finale di quel contenuto, specificare, ritornando a quanto abbia detto prima, l'eventuale utilizzo integrale o se lei invece ha intenzione di utilizzarlo ritagliandolo, modificandolo in un qualche modo, attribuzione in ogni caso sempre della fonte, quindi dell'autore. E può farmi anche una richiesta che io eventualmente valuto se esaudire, diciamo, l'autore. Certo, però se lei non le esaudisce non usa il contenuto a quel punto. Certo, certo. Assolutamente. Prego. Scusi, senta. Lei ha parlato del massiccio utilizzo di opere, diciamo, da parte dei media mainstream. Di... Sì, beh, sì, massiccio, sì, insomma, importante, sì, certo. Volentieri anche le testate però dicono quasi mai nelle fotografie la legge c'è, puoi obbligare le persone a fare le cose è difficile. Peraltro questi ovviamente sono aspetti che adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma non sono violazioni di norme di legge che possano consentire un'azione come dire dello Stato a tutela ma sono diritti che devono essere esercitati dal titolare del diritto e quindi non si può fare altro che c'è una legge che ti dice che devi citare l'autore. Se l'autore ti fa causa, a quel punto lì avrai una serie di problemi. Se tu invece utilizzi il contenuto senza citare l'autore e nessuno dice nulla, è soltanto un problema di etica professionale di persone che lavorano in un certo modo e non in un altro. Se la domanda è come si possono obbligare, non c'è modo, la legge c'è già. È così. Posso fare due domande rapide? Dunque, una è se c'è una qualche proporzionalità tra il valore del diritto che io devo utilizzare, voglio riprodurre una certa immagine, voglio citare un determinato. Quando questo viene fatto in modo inappropriato, si genera un contenzioso. C'è una qualche forma di proporzionalità tra il valore di queste cose e quello che ho fatto? Cioè, quanto mi può chiedere? Posso dire, una persona mi può chiedere qualsiasi cosa ha in mente. Adesso io ho usato una tua fotografia, tu mi chiedi 1 milione di euro perché per te era importante una cosa così? Sì, allora qui torniamo un po' al discorso relativo alla tipologia di azione giudiziale che viene promossa, è un'azione di parte, quindi è chiaro che l'azione le verrà, se lei nel caso è la persona che ha utilizzato il contenuto senza autorizzazione, l'azione le verrà promossa dal titolare dei contenuti, facciamo finta all'autore.
l'autore mi può chiedere €1.000.000 perché io ho utilizzato la foto del suo cane che non ha questo... uno potrebbe dire, vabbè, ma guardi, non è poi una foto così specifica, averlo saputo prima, fotografavo un cocker per la strada e utilizzavo quello. Hai giustificata la richiesta di €1.000.000? No, no, nel senso, l'autore può chiederle quello che vuole. Poi è chiaro che all'interno di un giudizio verrà verificato effettivamente il valore di quell'opera, che è molto difficile da stabilire così, sulla base di una risposta astratta. Tendenzialmente io le posso dire che i risarcimenti di natura patrimoniale per la violazione dei diritti d'autore presuppongono sempre un aspetto piuttosto come dire, insidioso in capo all'autore, cioè in capo a chi fa la causa, di dover fornire degli elementi di prova tali da giustificare il valore del suo contenuto. Cioè la violazione del diritto d'autore è molto facile verificarla, ma nel momento in cui qualcuno, sulla base di applicazione dei principi generali di diritto, chiede un risarcimento del danno, tendenzialmente è lui tenuto a provare il danno che ha subito. E quindi è chiaro che se io faccio degli esempi di scuola molto semplificati, ma se io sono in grado di venire in giudizio con un contratto con il quale una testata giornalistica, per esempio, mi aveva offerto €100.000 per utilizzo di quella foto in esclusiva, e io davanti a un giudice dico, ecco, non posso sottoscrivere questo contratto perché quel determinato altro soggetto ha già ripubblicato la mia foto senza chiedermi autorizzazione, lì sono in una posizione di grande forza. Diversamente tutti quei risarcimenti, un po' così, tipo appunto cifre enormi, comportano un problema più che altro per l'autore a dover dimostrare poi effettivamente il valore del suo contenuto. In certi altri casi è più anche più semplice, è chiaro che se io utilizzo una canzone dei Pink Floyd senza averne i diritti d'autore, che il valore di quell'opera è più facile anche da... capisci? Scusi, la seconda, poi c'era la seconda domanda. Sì. La seconda brevissima è questa, se c'è un'estensione citazionale, quindi una degradazione dell'immagine o un quantità di testo talmente piccolo che posso dire che è insignificante rispetto a quello che ha detto lei prima, cioè vorrei dire è insignificante rispetto al copyright. Se io cito una, noi molto spesso facciamo delle letture dove citiamo dei piccoli brani, molto molto piccoli, di diverse opere. È possibile dire che il brano è talmente piccolo che è una effettiva citazione senza valore? In senso assoluto sì, è possibile. Però forse se mi fa un esempio più specifico le rispondo in maniera più... Allora io vorrei mettere insieme le frasi che indicano che diversi autori si sono comportati in un certo modo rispetto a una certa materia e sono 3 righe per uno, quindi cito 10 libri. Sì, sì, va bene. Allora dovrei andare alla SIAE, no. Lì troverò sicuramente una persona molto convinta che devo fare una serie di operazioni, ma posso difendere... No, questa è una cosa che si può fare, per esempio, adesso io... si può fare questa? Sì, secondo me, da come me la sta dipingendo, mi sembrerebbe per esempio che potrebbe rientrare nella finalità di critica. Beh, ma io lo vendo un libro, quindi... Sì, lei lo vende, ma il discorso è, cioè se lei crea un libro... che è soltanto una raccolta di contenuti altrui, senza che lei non apporta nulla se non la selezione dei contenuti? Io apporto una critica, questi contenuti è una descrizione. Sì, secondo me questa è un'operazione che si può fare, se in una misura così ridotta, sì. 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 Buongiorno, mi scusi. Io avevo una domanda inerente all'altro... La cross medialità. Non ho capito. La cross medialità, nel senso. Sì, ok, faccio, okay. Ho capito. Un esempio. Sì, sì. Io ho delle foto, creo un filmato con una musica chiedendo i diritti, il permesso a chi ha creato la musica, sottotitoli con una poesia, l'autore della poesia, e le foto chiedo ovviamente, creo un contenuto originale. Sì. In questo caso potrebbe essere quel contenuto originale di cui si parlava, quindi un diritto nuovo, un diritto autonomo. Sì, su un'opera derivata. Sì. Deve riutilizzare il mio, qua si va proprio, chi deve chiedere il permesso solo a me o andare a monte, andare a chiedere il permesso ai singoli autori della musica, del testo, delle fotografie e anche a me perché ovviamente io ho generato qualcosa di nuovo. Se qui dipende dal tipo di contenuto finale che lei realizza, cioè se lei realizza, se la sua è più che altro una curatela di contenuti, cioè il patchwork di contenuti altrui, che lei riutilizza i singoli contenuti, sì, come li ha trovati da altri autori e li ha messi insieme,
il soggetto terzo, quello che poi fa l'ulteriore rielaborazione, deve avere l'autorizzazione sua e di tutti gli altri. Okay. Se invece la sua opera alla fine diventa veramente un mashup, che è nella quale non si riescono più a distinguere i singoli contenuti degli autori originali, ma è soltanto un suo prodotto, perché lei ha preso una foto, ci ha messo sopra tre dita di vernice, poi allora la sua opera finale è l'unica poi. In quel un'altra veloce, se per una novella o viene creato un personaggio, io prendo quel personaggio e su internet, quello che molte volte accade, soprattutto basandosi su novelle o manga, eccetera. Tipo le fanfiction, questa esatto. cosa? Esatto, poi con la fanfiction comunque diventa famosa, io ottengo dei profitti, cosa succede? Non si può fare. Ah, ok, perfetto. Comincio a avere delle. Io ho una serpentina con la corrente ad alta tensione, sotto la sedia incominciano a darmi delle piccole scariche, però. Io se no esco, ci vediamo qui fuori, così no, perché io sto anche qua tutto pomeriggio, però...